Allora, benvenuti a tutti e a tutte in questo ultimo rush finale del convegno di Eduia 2020, Educazione e Intelligenza Artificiale. Alle mie spalle vedete un disegno di Bruno Munari, utilizzato per illustrare il libro di Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra del 1960. Questo perché, primo, per commemorare Gianni Rodari, di cui ricorre il centenario della nascita, e secondo perché credo che questo pomeriggio sarà caratterizzato dal colore della creatività, una di quelle parole che tutti conoscono e che però quando si chiede di definirle un po' sfuggono. E forse in questo periodo storico di pandemia, di crisi e quant'altro, nell'educazione e in special modo nella scuola, credo che ci sia bisogno di creatività. Inoltre la creatività è un aspetto che ci caratterizza come esseri umani e che è lontano milioni di anni luce dal dominio dell'intelligenza artificiale, ma non per questo credo che le due cose non possano relazionarsi e poi vabbè, lo vedremo anche. Quindi passo ad introdurre gli ospiti di questa sessione ed ne ospite scientemente e non relatore perché sia perché ieri il filosofo Sini ci ha ricordato con sapiente leggerezza l'importanza delle parole, e sia perché Eduia, oltre ad essere un convegno all'interno di un contesto accademico, è anche uno spazio da abitare, per citare Maragliano che è intervenuto questa mattina, e quindi il termine ospite ci sembrava più calzante. Ma adesso non voglio togliere altro tempo, quindi iniziamo a colorare questa mappa, continuando quindi con la nostra metafora, introducendo con grande piacere Salvatore Iaconesi, Oriana Persico e Daniele Bucci. Io, scusatemi, leggerò un po' qualcosa per presentarvi, anche se con Salvatore Oriana ormai c'è una frequentazione storica e un'amicizia, e tra l'altro l'anno scorso sono stato battezzato da loro come zio di Angel F, che credo sia uno dei primi agenti intelligenti a livello italiano. E comunque Salvatore Oriana sono artisti, sono ricercatori, anche loro come creativi sfuggono a una definizione unica. Vengono dal mondo dell'ingegneria, dalla comunicazione, l'inclusione digitale, la cyberecologia e quant'altro. Nel loro percorso c'è la fellow del TED, dell'Eisenhower. Hanno prodotto performance a livello mondiale, hanno pubblicazioni, opere esposte in tutto il mondo. Inoltre sono dei docenti sia all'Università Sapienza sia alla New Future Design presso diverse facoltà e la cosa più importante sono fondatori di un centro di ricerca che si chiama HER, Human Ecosystem Relazioni, un centro di ricerca che usa l'arte e il design per creare processi di accelerazione culturale attraverso i dati. Quale confine esistenziale dell'essere umano nelle società contemporanee. Per quanto riguarda invece Daniele, lui è un progettista di processi e di relazioni e si occupa di ricerca sugli impatti e sulle possibilità derivate dall'utilizzo di tecnologie digitali. Come prima ci stavano introducendo anche Salvatore Oriana, adesso sta collaborando con loro all'interno del progetto di HER, She Loves Lada. Però adesso magari appunto mi metto in un angolo in silenzio a contare i secondi come così. Che scadano e lascio la parola a Salvatore ed Oriana. No, la cosa più importante è che cuciniamo in maniera sopraffina, no? Detto questo Daniele fa anche il pane. assolutamente. Quindi questa è forse la cosa più importante, specie in questo periodo, no? In cui siamo potenzialmente chiusi in casa. Noi infatti ci uniamo a voi. Dal pieno della zona rossa, no? Perché siamo a Torino, presso l'Opera Barolo, e quindi eccoci qua chiusi in casa, no? Enormemente curiosi rispetto a quello che succederà. Dico due parole per ringraziarvi dell'invito, no? Perché questa
Questa occasione è diventata non solo un'occasione importante per discutere sulle nostre ricerche, ma sta diventando anche un piacevole momento per rincontrarsi, no? Quindi grazie, grazie tante. Quasi ci siamo sentiti felici di raccontarvi la cosa che stiamo facendo, perché la prima edizione a cui abbiamo partecipato, vi abbiamo presentato una cosa particolare come un festival d'arte di quartiere con opere d'arte fatti totalmente di dati e di intelligenza artificiale. La seconda volta che siamo venuti vi abbiamo raccontato l'esperienza di un'intelligenza artificiale di quartiere e ci siamo detti ci avranno chiamato per sapere che diavolo stanno facendo questi due e siamo molto contenti di essere in tre. Do la parola a Oriana. Abbiamo deciso che facciamo un intervento compatto, io, Oriana, e poi Daniele si unisce a noi nel fare le domande, nel rispondere alle domande, così siamo più compatti. Vai, Oriana. Io, per rispetto di tutti, avvio il timer, ma così sappiamo che c'è un overload per tutti quanti, quindi io avvio il timer e cerco di appunto stare in questi tempi che ci siamo dati per provare a dire tutto. Abbiamo già detto che siamo in tre e vorrei dire che proprio da quando inizia questa nuova storia, perché quello che vi stiamo per raccontare è come da quello che effettivamente tra il 2013, quando abbiamo incominciato il nostro centro di ricerca, il 2016, che quando è diventato R, e adesso arriviamo a questo nuovo nome, che è il nuovo stadio evolutivo, direi, in cui noi ci siamo trasformati, R She Loves Data, e in cui Daniele è diventato parte integrante di quello che lui stesso, in un articolo recente, ha chiamato una strana simbiosi in cui stiamo vivendo anche a cavallo del lockdown, e l'esperienza del mondo pandemico è senz'altro uno stress, tra virgolette, ma non nel senso solo di stress nervoso, ma proprio uno stress dell'ambiente che sta intorno a noi, di cui stiamo tenendo conto mentre riprogettiamo questo centro. Oriana e Salvatore, quindi noi due, quindi per chi non lo sapesse, non so se si è notato, siamo una coppia un po' di tutto, quindi viviamo insieme, lavoriamo insieme, facciamo arte insieme, questa è la cosa che ci unisce, e sin da quando ci incontriamo tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, nel 2013, come dicevo poco fa, questo nostro fare arte che si occupa di osservare e di cercare di capire, di guardarsi intorno, cercare di capire come si sta trasformando l'essere umano e la società nella sua relazione e interazione continua con coevoluzione con le tecnologie, le reti ubique, i social network, le intelligenze artificiali, ovviamente. A un certo punto questi due artisti che fanno questo particolare lavoro iniziano a dotarsi di un nuovo dispositivo per fare il loro mestiere. Questo dispositivo non è un pennello, non è una tavolozza, ma è un centro di ricerca. A livello che è quindi sia l'infrastruttura tecnologica che serve per manipolare questa realtà e ad averci a che fare, dove emergono e dove conviviamo con gli agenti computazionali di vario tipo, dall'altro è anche un dispositivo organizzativo, perché se ci vogliamo occupare delle cose che vi ho appena detto, queste cose vivono nel mondo, vivono nella complessità del mondo, e quindi non basta metterle da una parte, fare delle belle cose che poi vengono esposte, e bisogna avere a che fare con, devono
poter vivere nella quotidianità delle persone, devono poter vivere dentro la vita di una città, dentro la vita di un'organizzazione, per esempio dentro una classe scolastica, e confrontarsi con tutti questi soggetti e attori. Per questo il dispositivo organizzativo è lo strumento attraverso il quale riusciamo a creare delle partnership e delle collaborazioni con le città, con le istituzioni, con altri centri di ricerca e con tutti i soggetti dell'innovazione che alla fine si occupano di fare le tecnologie. È stato questo, diciamo, il nostro modo nel tempo di interpretare la collaborazione fra l'arte e la scienza. Una collaborazione è possibile quando esistono dei soggetti che possano incontrarsi su un terreno paritario. È per questo che, con enormi sforzi che non vi nego, due artisti decidono essi stessi di evolversi e di mutare in una organizzazione. Nel 2013 questa storia si incontra, come sempre, con le biografie di noi esseri umani. È il momento in cui ci siamo incontrati per la prima volta con il cancro. Noi abbiamo incontrato anche quest'altro fenomeno complesso e cerchiamo di conviverci, insomma, di capire come si fa a vivere anche insieme a questo. Nel 2013 fortunatamente siamo sopravvissuti a questa vicenda e abbiamo sentito anche la necessità di questa evoluzione. Quindi questo centro nasce in un momento in cui siamo molto globali, ci sono molte fellowship, quelle che ricordava per esempio Gianmarco, che ci portano per moltissimo negli Stati Uniti, nel Brasile, veramente molto fuori dall'Italia. Questo centro nasce a Londra. Nel 2016, un'altra volta con la nostra autobiografia, decidiamo di pubblicare un libro che per noi è stato un po' uno spartiacque, che si chiama La Cura, e decidiamo di farlo in Italia, quindi in italiano, e nello stesso momento ci rendiamo conto in qualche modo che gli approcci, le tecnologie, il modo di fare arte, ma lo stesso approccio della cura ha un significato, nasce dentro un contesto. Questo contesto è l'Italia, ed è fatto delle strade, delle aule di scuola e delle università dove, insomma, siamo cresciuti, e quindi decidiamo che ha senso coltivare questa diversità e riportarla in Italia. Quindi chiudiamo questo centro, che al tempo era una LDT, lo riapriamo in Italia, in particolare a Roma, e con molti sforzi, ma con tanta soddisfazione, tra cui le cose che raccontavamo negli anni scorsi proprio a questa, proprio a Eduia, quindi l'intelligenza artificiale di quartiere, lo stesso festival di quartiere che abbiamo creato, questo centro di ricerca si avvia, come succede un po' nelle imprese. Più o meno dicono tutti che ci vogliono 3 anni, posso testimoniare che più o meno è vero. Nel 2019, stiamo arrivando un po' ai giorni nostri, questo è un anno, diciamo, in cui avvengono tante cose, proprio a livello teorico. Iniziamo in particolare a lavorare su un concetto che diventa un progetto, che si chiama Data Poiesis. In questo anno emergono in modo veramente forte due grandi domande. Come possiamo creare dei rituali che ci servano per unirci, per trasformare i dati in uno spazio? A proposito di luoghi, ne sono stati, che sono stati giustamente citati sia da Gianmarco sia dal filosofo Sini che ci ha preceduto ieri. Come facciamo a creare dei rituali che trasformino i dati in uno spazio e in un luogo dove siamo capaci di riunirci e che possono attivare dei processi e riunire le persone? E allo stesso tempo è possibile, ci siamo anche autointerrogati sulle nostre stesse pratiche, quindi è possibile abbandonare, affrancarsi gli approcci estrattivi che sono, sembra, così ancorati, così proprio propri quasi dei dati, e che noi stessi vediamo nelle pratiche che facciamo, nasciamo raccogliendo grandi quantità di dati. In questi due, diciamo, in questo anno iniziamo a sperimentare questi primi passi nel mondo della ritualità,
sociale, che è la cosa che unisce di più tutti gli esseri umani, che ci consente, non lo so, per esempio, di mangiare insieme ad uno stesso tavolo. È stato un lungo processo. Quindi, dall'altro lato, anche come cercare di abbandonare anche l'automatismo, questa grande facilità, no, nel raccogliere i dati, nell'avere a che fare con queste grandi quantità di dati, e cercare dei processi che diventino generativi, che possano coinvolgere delle persone. Già l'avevamo visto in progetti anche come quelli che citavamo prima dell'intelligenza artificiale di quartiere, dove si cerca proprio il coinvolgimento delle persone, la prossimità, la creazione di relazioni. Ecco, tutto questo ci porta, e sono stata brevissima perché sono stata anche un minuto quasi in più, ma sono pronta a lasciare la parola con un minuto di anticipo, ne sono veramente orgogliosa, ci porta a capire che abbiamo un grande nuovo tema davanti. Sono felicissima anche perché ritorna di nuovo, di nuovo questo tema: come riuscire ad abitare i dati e la computazione. Ecco, questo è il grande tema che accompagna, diciamo, l'emersione di questa nuova, l'esigenza di questa nuova evoluzione del nostro centro di ricerca, che avviene, noi vi devo dire, tra dicembre e gennaio del 2000, diciamo tra dicembre del 2019 e gennaio, addirittura per fare questo passaggio e cercare di rispondere a queste due domande, lasciamo i soci, lasciamo la sede, ricompriamo tutte le quote societarie con uno sforzo, qui presenti, insomma, perché vogliamo effettivamente poter rispondere con la radicalità necessaria a queste due domande. Con un po' di anticipo, andiamo noi stessi già da gennaio in smart working, quasi con il campo libero, a un certo punto, mentre riprogettiamo questo centro, due grandi eventi, uno personale e uno globale, rientrano in scena, perché da un lato tra gennaio e febbraio arriva il Covid, quindi il mondo ha a che fare con la pandemia, dall'altro noi ci troviamo a riprogettare il cancro, ci troviamo a riavere a che fare con una recidiva del cancro. E tutto questo significa per noi capire qual è la domanda necessaria. Ebbene, vi posso dire che nel mondo in cui abbiamo ripreso a vivere e riaperto gli occhi da marzo, dopo che eravamo sopravvissuti alla nostra operazione, per il mondo queste due domande, cioè come abitare i dati e come superare i modelli estrattivi, ci siamo accorti che era diventata non solo una domanda di ricerca per me e Salvatore, è per il nostro centro, ma era diventata un'urgenza planetaria. Assolutamente. Io prendo la parola brevemente, iniziando proprio da qui, no? Perché abbiamo parlato di tante cose, no? Dati, intelligenza artificiale, arte e addirittura di un nuovo abitare, no? Questo perché? Perché se non ce ne fossimo ancora accorti, dei dati e della computazione ne va la nostra sopravvivenza, la nostra possibilità di godere o meno di diritti e libertà. Addirittura dei dati e un algoritmo decidono se posso uscire di casa, se posso fare delle cose o non farle. Se non lo sappiamo, se non ce ne fossimo accorti dopo la pandemia, durante la pandemia, no? Non so proprio come altro potremmo accorgercene. E quindi i dati e la computazione da entità tecnica diventano entità esistenziale. Ne va della nostra sopravvivenza dignitosa. Ne va della nostra possibilità di capire e conoscere il mondo globalizzato, iperconnesso in cui ci siamo
ficcati, no? E quindi i dati, se non sono ancora usciti dalla tecnica con la computazione, gli algoritmi, per entrare nella cultura, no? Nello studio dell'esistenza dell'essere umano, è proprio urgente che facciano questo passaggio. E, oltretutto ci troviamo in una situazione abbastanza peculiare, no? Perché i dati, lo dico con una battuta, non sono più quelli di una volta, no? I dati prima erano utili e interessanti perché si potevano contare. E quello era il retaggio dell'epoca industriale da cui siamo usciti. L'epoca industriale era l'epoca della linearità, come la catena di montaggio, come i turni della fabbrica, come il numero di mele trasportati da un camion, no? Era l'epoca della linearità. E invece adesso siamo nell'epoca delle reti e quindi tutte le scienze, per esempio, progressivamente si trasformano in scienze di rete. La salute è una scienza di rete, l'istruzione è una scienza di rete, no? Eccetera, 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 lo sapete meglio di noi. E quindi cosa succede quando entrano le reti e invadono tutto il campo disponibile? Avviene quello che diceva il professor Simi ieri, no? Cambiamo anche noi, no? Noi inventiamo le tecnologie e le tecnologie inventano noi, e quindi anche noi iniziamo a vivere in un contesto in cui ci sono enormi quantità di dati, ci sono enormi potenze di calcolo necessarie per processarli, visualizzarli, rappresentarli. E però questa cosa viene fatta in modo molto diverso, perché quando diventano così tanti e quando diventano così interconnessi i dati, non ha quasi più senso contarli linearmente, no? Che ci fai con il conteggio di tutti questi dati interconnessi? E qui interviene l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale non conta questi dati, ci trova dentro delle forme, no? Proprio come noi guarderemmo una nuvola e potremmo scoprire che assomiglia a un coniglietto, la intelligenza artificiale fa questa stessa cosa, trovare forme ricorrenti in enormi quantità di dati, no? E quindi si inizia a capire perché mai la creazione di un centro di ricerca potrebbe essere molto collegata alle pratiche dell'arte, alle metodologie dell'arte, alle sensibilità dell'arte, all'estetica, ai sensi, no? E perché è di questo che si inizia a parlare, di trovare in enormi quantità di dati delle forme ricorrenti che ci aiutino a capire meglio il mondo in cui ci troviamo, no? I dati e le tecnologie sono in questo senso
una cosa che afferisce prima al dominio del sentire, no, che a quello del utilizzare. E quindi nasce questo nuovo centro di ricerca che si mette in testa di unire profondamente arte, scienza e tecnologia per fondare un nuovo abitare, la descrizione di un nuovo abitare. E che cos'è questo nuovo abitare? È quella condizione di una nuova alleanza tra gli esseri umani, le tecnologie, gli agenti computazionali e tutto il non umano che c'è nel mondo, no? Perché lo human centered design è ormai evidentemente uno slogan da dire alle conferenze, no? Perché è ovvio che non, l'essere umano non è al centro di un bel nulla, no? Ma è soltanto un nodo importante però di una serie di relazioni e interazioni con il non umano, che siano organizzazioni, che siano gli alberi, che siano il mare, che siano degli agenti computazionali o chissà che cos'altro ci inventeremo, noi siamo dei nodi in questa rete iperconnessa. E quindi il nuovo abitare è proprio questa nuova condizione, no? Questa nuova condizione in cui l'essere umano si trova immerso in questa rete. Con questa nuova cosmologia, no? Perché ci dobbiamo profondamente riposizionare, no? E quindi ci chiediamo con questo centro di ricerca come le arti, le tecnologie, le scienze possano collaborare per trovare i nuovi rituali di questo nuovo abitare. E alcune cose le stiamo già facendo. Eh già, perché la creatura, diciamo, non è ancora nata effettivamente, ma come tutte le strane creature, lei è non umana, quindi può permettersi anche altro, ha già fatto dei primi passi. Il primo è proprio il suo primo esperimento di rituale del nuovo abitare, è stato realizzato a luglio, ha visto di nuovo noi tre, si chiama Data Meditations, è stata proprio un'esperienza formativa, un workshop intorno alla quale le persone sono state coinvolte in una pratica di auto-osservazione, quindi poter raccogliere i dati su se stessi e avere una esperienza anche attraverso visualizzazioni e sonificazioni, una serie di prassi che consentivano in remoto di riunirsi intorno ai dati. Quindi una pratica in cui i dati sono trattati non in maniera estrattiva, ma in maniera autobiografica, no? Per creare queste nuove empatie possibili tra le persone collegate proprio dai dati che creano dei ponti e dalla computazione, no? In questo caso i dati li generavano le persone, nell'altro rituale che stiamo identificando e isolando per capire come può funzionare, i dati li genera il territorio, no? Perché nel progetto Udatinos, che trovate per esempio sul nostro sito, un fiume, grazie alla partecipazione degli abitanti dei suoi dintorni, genera dati, e questi dati non sono consultabili in una visualizzazione, ma c'è un boschetto meditativo, quindi un luogo in cui tu puoi andare e
o meditare in solitudine, come si fa di solito sulla condizione del tuo ambiente, o fare dei rituali pubblici quando si potrà, oppure dei rituali in remoto anche adesso, in cui riflettere con la comunità, quindi la meditazione, no? Per chi è collegato, io lo dico, a Palermo, quindi i workshop stanno per avvenire e poi tutto questo insomma avviene in questa meravigliosa città. Ma forse la cosa più importante è l'ultima. Esatto, prego. È semplicissimo. Noi siamo molto laturiani, no? Quindi crediamo in una scienza che si trova nel mezzo della società, e quindi se volete saremo felici di coinvolgervi in un processo di peer review pubblica che stiamo facendo tra sui metodi e gli strumenti di cui sarà dotato questo centro di ricerca, e di cui tra l'altro questa pubblicazione è il primo passo. Sì, niente, quindi proprio anche volevamo concludere con questo invito proprio esplicito alla comunità di Eduia. Abbiamo tante cose in comune, e comunità si intende proprio i peer, gli studenti, gli altri ricercatori. Questo processo sta per iniziare, ci saranno delle indicazioni per come farlo, quindi siamo veramente molto felici. Daniele, non so se tu volevi prima di tutto aggiungere qualcosa prima che chiudiamo. No, grazie, penso che siete stati molto chiari, e io sono molto curioso, se ce ne sono, invece di ascoltare domande, riflessioni esterne. Grazie. Gianmarco, non ti sentiamo. Sono spento, Gianmarco. Guardate, sì. Intanto io ringrazio Salvatore Oriana e anche Daniele per l'intervento. Adesso forse Edmondo aveva qualche domanda, perfetto. Allora un attimo che ti mando in video. Okay. Edmondo, vai. Grazie mille per la vostra presenza, che è sempre un momento di respiro, lo definirei io, che ci permette davvero di vedere a 360 gradi quello che sta accadendo. E mi rilascio a quello che affermava lo stesso Munari, che diceva che la civiltà di un popolo si può calibrare, si può misurare in base a quanto si è immerso nell'arte, quindi nell'arte proprio a 360 gradi, che sia l'architettura, la pittura, la scultura, le arti digitali, eccetera, eccetera. E rispetto ai vostri progetti, che io ho sempre insomma seguito da ammiratore, e soprattutto ora nel momento in cui ha affermato anche la visione basata su quelle che sono le tecnoscienze, l'approccio STS di Bruno Latour, di tutta la scuola che comunque segue questo filone, quello che vi vorrei chiedere a tutti e tre chiaramente, rispetto all'utilizzo dei dati, purtroppo noi oggi ci troviamo in delle città, le famose smart city, che sono divenute sempre di più centri di controllo. Secondo voi quale potrebbe essere il migliore approccio etico nei confronti della popolazione, quindi non mi riferisco alle istituzioni, per permettere alle tecnologie, dato che io come voi ho una visione in cui l'intelligenza artificiale in realtà è un ente a sé stante oramai, cioè può divenire un nuovo attore sociale che condivide il nostro spazio. Quindi vi chiedo in quale modo, secondo quali approcci etici, dato che mi occupo di questo, è possibile rendere tale tecnologia, tale ente, un essere collaborativo agli occhi della popolazione e meno invece come strumento di sorveglianza. Grazie. Grazie a te. Vuoi tu, vuoi io, vuoi Daniele? Questa è una domanda, io potrei. Vai. Allora, vabbè, ovviamente qua il primo collegamento che vedo è nella seconda parte dell'intervento che ha affrontato Salvatore, cioè finché le tecnologie, i dati, le intelligenze artificiali non viene riconosciuto loro lo statuto di artefatto culturale ed esistenziale,
sostanziale, ma continueremo a volere solo efficienza e servizi, tutto ciò che tu dici non potrà mai accadere. Quindi i miei due sensi sono, prima di tutto, in questo nodo che noi abbiamo visualizzato molto bene e che è una delle spinte per cui, oltre a tutte le cose che vi ho detto, abbiamo sentito l'esigenza di entrare in campo e di generare un soggetto che mettesse in pratica questa etica nel momento in cui sia produce, genera, immagina, sia immette nella società una tecnologia o un'intelligenza artificiale. In tutti i lavori che vedete, le intelligenze artificiali, che siano l'intelligenza artificiale di quartiere, non è un servizio, è un abitante. Non si parla di usare questo abitante, e vorrei vedere se qualcuno volesse usare un altro abitante. Si chiamano in altri modi, sono anche dei reati queste cose, ok? Se generiamo parlando dell'autobiografia, abbiamo creato un ghostwriter, che era uno scrittore algoritmico. Quindi bisogna ricordarsi, e questo anche ora ritorna il professor Sini, esistiamo nella relazione, no? Quindi continuare a... non ci interessa sapere se hanno una coscienza, perché siano degli attori. Questi sono dei problemi che fondamentalmente lascio alla religione. Quello di cui ci interessiamo e mi interessa come essere umano e parte dell'ecosistema è il tipo di relazione che possa io goderne. Ecco, io mi fermerei qua. Io aggiungo solo una scelta di due parole, o eventualmente tutte e quattro. Una è egemonia culturale, perché noi soffriamo molto di egemonia culturale, perché ci viene posto una monocultura di quello che è l'intelligenza artificiale, la computazione, i dati secondo questi modelli, e forse ci dovremmo chiedere quali altri modelli ci sono, no? Per stabilire anche una diversità di modelli, no? Perché è evidente che non ce n'è uno solo. Oriana ne ha appena descritto un altro. Cosa succede se i dati, per esempio, acquisiscono una caratteristica autobiografica invece che estrattiva? Succede che si applicano tutt'altre tutele, tutt'altre culture, tutt'altre modalità operative, tutt'altri diritti da proteggere, eccetera, eccetera, tutt'altre libertà di autorappresentazione, eccetera, 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 no? E la seconda coppia di parole è slow data, che è collegata con la prima, e perché un giorno ci abbiamo avuto un'illuminazione nel considerare queste povere intelligenze artificiali alla stregua dei polli da batteria che vengono caricati di dati a più non posso, vengono fatte ingrossare in due settimane e poi trucidate, no? messe a lavorare. Invece ci siamo immaginati delle intelligenze artificiali più felici, che mangiano meglio a razzolare nel giardino del web, e che addirittura, parlando di relazione, possono stabilire una relazione con le comunità, no? Chi l'ha detto che un'intelligenza artificiale deve essere addestrata in pochi minuti? Può essere qualcosa di addestrabile che può andare a scuola con mio figlio, no? Ok, e qui addirittura manco la dobbiamo ammazzare alla fine, no? Quindi slow data. Ok, allora vediamo se Daniele vuole aggiungere qualcosa a questo. Sì, brevemente, cioè sono d'accordissimo con i punti di vista di Oriana e Salvatore. Direi che potremmo integrarle nella quotidianità dell'umano, nei nostri ritmi, nei nostri riti,
C'era un bell'articolo che parlava di questo sul Journal of Science and Design dell'MIT di Nikki Case, che si intitolava proprio How to Become a Centaur, e parlava proprio di questo rapporto di simbiosi che si può sviluppare tra intelligenze artificiali e umani. Quindi questo. Ok, allora grazie. Intanto allora io vedo che c'è una domanda sulla chat, ve la rigiro, quindi ve la leggo. E la domanda dice questo: a parte la meraviglia di quello che dite e fate, volevo chiedervi che tipo di dati generavano le persone e cosa succede nella meditazione a distanza? Vai, chi risponde? Daniele? Dani, se vuoi, vado. Allora, i dati che si generavano erano dati autobiografici della propria quotidianità, della propria giornata, espressi in 24 ore, dati salienti, dati che ogni essere umano, ogni persona che partecipava, ogni partecipante al rituale barra workshop barra performance poteva scegliere di condividere con se stesso, con il se stesso futuro e con gli altri partecipanti. Era una scelta, non veniva il dato non veniva estratto, no? E poi qual era la seconda parte della domanda? La seconda parte dice invece: e cosa succede nella meditazione a distanza? Ok, la meditazione a distanza era, diciamo, far collassare i dati delle 24 ore precedenti in una visualizzazione e sonificazione di 10 minuti, dove in una parte dello schermo e in una parte degli auricolari, chiaramente, si poteva vedere, ascoltare, percepire i dati, i propri dati del giorno precedente, mentre nel lato destro, nell'altro lato, si potevano vedere e ascoltare i dati di un'altra persona che però non si conosceva, cioè era una persona partecipante al workshop che però per i primi giorni non si conosceva, e quindi si iniziava a conoscere attraverso i dati che generava, no? E l'ultimo giorno della performance questa coppia veniva svelata e avevi la possibilità effettivamente di conoscere nel nostro modo usuale, no? L'altra persona. Nel mio caso è stato estremamente interessante, questa ragazza di Detroit che ho incontrato si era portata un albero dietro di sé, una pianta molto alta, perché diceva: e dai tuoi dati ho visto che quando stai nella natura stai bene, sei contento, quindi per metterti a tuo agio ho voluto portare questo. Quindi succedono delle cose estremamente non aspettate, no? Quindi pensate un livello di una nuova tipologia di empatia permessa dai dati, no? È una cosa incredibile. Ovviamente ci abbiamo anche dei feedback e degli esperimenti che stiamo facendo, tra cui la considerazione che ovviamente non solo gli umani generano dati, ma anche un bosco può generare dati, il mare, un'organizzazione, un condominio. Ecco, la prossima meditazione forse faremo uno scherzetto a qualcuno e lo faremo con meditare assieme a un bosco, assieme al mare, assieme al suo quartiere, eccetera, eccetera. Non so chi è il nostro anonimo che ci ha fatto la domanda, perché devo dire è stato proprio, immaginate, sempre la prima volta, è sempre la prima volta di qualsiasi cosa si tratti, no? Quindi questo è stato il primo esperimento fully Hirschfeld's data, e devo dire che è stato veramente importante. Abbiamo capito che la questione dei rituali è davvero fondamentale, ed abbiamo sperimentato questa forma di solidarietà barra empatia barra presenza. Ecco, queste cose, se vogliamo generare una nuova relazione fra noi e la computazione, già ci sono sembrate estremamente fondamentali, e ne abbiamo già fatto due opere d'arte. Due mostre, una è a Roma alla Fondazione Baruchello, quindi diciamo questa è un'altra cosa che
che facciamo nel centro, no? Quindi per comunicarli e metterli nel mondo, questi oggetti, queste ricerche diventano proprio degli oggetti d'arte. E per esempio c'è una mostra dove i dati che abbiamo generato insieme in questo esperimento di Data Meditation, si chiama Data Meditation, l'exhibit, e sta alla Fondazione Barruchello, sono diventati una mostra che si può navigare, quindi se volete, insomma, ecco, a Monteverde c'è fino alla fine di dicembre. Ok, allora io intanto ringrazio per l'intervento sia Salvatore, sia Oriana e sia Daniele, anche per l'espressione di creatività, non tanto in questo frangente, non tanto per quello che fanno, ma anche delle metafore utilizzate, tipo il pollo in batteria e le intelligenze artificiali di oggi, insomma. Detto questo, passiamo allora, se non ci sono altre domande, a professor Demis Basso, che è professore presso l'Università di Bolzano, è professore associato e responsabile del laboratorio di scienze cognitive ed educative presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano. Ha molti campi di ricerca e di studio, magari sarà lui stesso a dirceli, e comunque tengo a sottolineare che ho avuto il piacere di conoscerlo durante un convegno a Bolzano sulla disabilità, e la cosa interessante era in quel convegno distrusse praticamente la teoria delle intelligenze multiple di Gardner, dicendo appunto che non ha nessun tipo di fondamento scientifico. L'avevo trovato veramente illuminante, anche perché in quel periodo diciamo che era un po' la teoria che andava di moda, forse, ecco. Però sentiamo un attimo che cosa ci dice il professore in questo. Grazie. Insomma, intanto grazie tanto per questo rinnovo di invito. Tornando e chiudendo quel discorso, diciamo che non è che stavo scoprendo l'acqua calda, perché è un qualcosa che a livello di ricerca, almeno in psicologia, si sa da un po' di anni. Quindi quello che mi risulta invece particolarmente interessante è vedere la sorpresa che c'era stata in quell'aula, 400 persone con... e alcune con l'urlo di Munch proprio, insomma, pitturato in faccia. E bisogna fare scienza e, come diceva qualcuno, non fantascienza. E allora, tanto comincio a condividere la presentazione, che così cominciamo a vedere questo tema che avevo pensato per questa parte di intelligenza artificiale, che compete magari più in ambiti psicologia e neuroscienze. E allora, come titolo ci ho dato una domanda, se magari possiamo partire a riflettere non tanto dall'intelligenza artificiale, ma quanto quelle parti del nostro corpo che ci rendono particolari, umani ho detto, perché in effetti si parla di persone, lavoriamo da questo punto di vista. Allora, come menu di quello che discuterò, insomma, in effetti partiamo dall'essere umano, che in effetti è composto di un corpo, che soprattutto in questo periodo il Covid ce lo fa ricordare molto molto spesso, e anche qualcos'altro. Poi del corpo ci sono alcune parti che ci identificano, che noi identifichiamo come umani, come non facente anche parte del regno animale, certamente sì, però come qualcosa di distintivo, e altre che magari possono avere altra natura. Passiamo poi al discorso all'intelligenza artificiale, che in effetti di queste parti che si fanno umani, alcune le hanno studiate e anche ci hanno lavorato, hanno prodotto qualcosa anche di interessante, e altre invece sembra che siano state un pochino messe da parte o non considerate o forse evitate. Altre invece, come dire, sono state studiate, altre parti che invece magari non erano così tanto rilevanti o forse magari che potevano essere condivise anche con animali, eccetera. Però dopo andiamo non solamente alle discussioni, ma anche a una certa discussione che però non vi preanticipo più di tanto, non vi preannuncio. Allora, non so se qui si può anche scrivere, perché io in effetti non vedo la chat, però vi chiederò il vostro contributo a rispondere a questa domanda che vi porrò tra pochi secondi. Eventualmente chiederò a Gianmarco di leggermi le cose che scrivete sulla chat, o altrimenti chi ha il microfono lo può utilizzare, perché in effetti io la vedo sempre come qualcosa di interattivo, e per cui l'interazione mi è non solo di supporto, ma mi è necessaria. Allora, se consideriamo un corpo umano, possiamo dividere le sue parti nel corpo in alcune che ci servono per sopravvivere, per sopravvivere anche. Alcune che invece servono a fare la differenza rispetto agli animali, rispetto alle piante, rispetto a dei manichini,
e altre invece che possiamo, di cui possiamo veramente fare a meno. E allora, quali sono le parti che secondo voi servono a fare la differenza? Vediamo un po' se riuscite a trovarle qui su questi due esempi di corpo umano. Allora, qui l'unico problema è che noi abbiamo del delay, quindi non sai, partecipanti, quando arriverà questa. Quando arriverà. Vediamo appunto l'interazione. Internamente, magari se vogliamo rispondere noi internamente, potrebbe essere già un inizio. Ecco, allora provate voi interni, che almeno insomma un 7-8 siete, provate a vedere quali sono le parti del corpo umano che servono a fare la differenza rispetto a magari altri animali, a piante, fiumi, governi, marche di automobili, eccetera, eccetera, citando Elio. Gli organi genitali. Con Mauro. Gli organi genitali. Mauro, mettimi dice i pollici. Io sono d'accordo con Mauro. I pollici. I pollici è un qualcosa di interessante. Notate, infatti, ho scelto una figura in cui i pollici sono in evidenza. Non è casuale. Grande, Mauro. Ma ci sono anche altre cose. Qualcuno, chi è che Gianmarco ha detto tu i genitali? Ma se no, altrimenti, se non ci fossero i genitali, non ci sarebbero neanche gli animali. Saremmo fermi ad Adamo ed Eva, anche se loro non possono essere tipo Adamo ed Eva, però. Qualche altra parte che fa la differenza? Sento che sta arrivando qualche berulin. Sono commenti oppure è qualcosa che ho sentito da altre parti? No, io stavo pensando, fa la differenza dal regno animale. Sì, differenza dal regno animale. In realtà il fatto che loro si coprano i genitali, però non è una parte. Questi due si coprono i genitali, qualcun altro invece li protegge e ha un sistema anche proprio del proprio corpo che li copre. Guardate per esempio il famoso di cane. E non è mica fuori tutto il tempo, è ben coperto, anche il cavallo. Quindi in effetti una protezione ce l'hanno, se la sono sviluppata con il corpo stesso. Noi invece, come dire, tutto all'aria aperta e quindi abbiamo bisogno di proteggere delle parti che, come dire, sono no funzionali, sono fondamentali, perché se no altrimenti la nostra specie non proseguirebbe. E quindi fa proprio bene a proteggerle. Ma corpo di Bacco, se andiamo a riassumere, rispetto ad altri animali, tre parti fanno la differenza. E allora, qui vedete una rappresentazione, quella della corteccia motoria, in cui si vede una rappresentazione di quanto è lo spazio della corteccia dedicato al controllo di alcune parti del corpo. Controllo motorio, ovviamente. È arrivata adesso, un naturalmente, come dicevamo, è arrivata adesso un commento. Esattamente, la conformazione dei piedi ci permettono di avere le mani libere per fare altro, diceva. Fantastico, anche se in effetti anche altri animali hanno i piedi in forma particolare, che però magari insomma non gli liberano le mani. Però ecco che allora il piede si è specializzato a darci un contributo e in effetti può fare la differenza, ma può aiutare a fare la differenza. In effetti, se vediamo qui nella rappresentazione della corteccia, come la stavo identificando, in effetti, secondo voi, quali sono le parti che fanno la differenza? La lingua. La lingua. La mimica del viso. La mimica del viso, quindi il viso, la faccia. Ok, poi? E i pollici, abbiamo detto prima. I pollici e la mano in generale. Qualcuno ha detto la lingua, però la lingua in effetti, come dire, non è che, è un muscolo solo, per cui non è che tiene così tanto. In effetti, se vediamo il muscolo del pollice, copre un'area molto più ampia. Ma anche il controllo della laringe in quel caso, però è collegato tutto alla parte della faccia, quindi mano, faccia, e la terza? Non la casa editrice.
Cioè, sono rimasti o le gambe, i piedi o le braccia. Oppure quella cosa su cui si stanno, di quella cosa di cui adesso stiamo parlando. Cioè, certo, la voce. No, non solo che stiamo usando per parlare, ma adesso stiamo parlando, il concetto di cui stiamo parlando è il cervello. Qui adesso stiamo parlando del cervello, è ovvio che quello anche ci ha permesso di fare la differenza, ce l'hanno anche gli altri, ma abbiamo una parte, soprattutto a livello frontale, che è un pochino più sviluppata rispetto a tutti quanti gli altri animali che possono avere un cervello sviluppato ad un certo livello. E se andiamo a vedere, tornando qui, stiamo parlando di relazione tra abilità e corpo, ovviamente si fa riferimento a quella teoria dell'embodied cognition, di cui ho trovato curiosamente una figura, una rappresentazione in internet che la rappresenta quindi con una relazione del mondo, che interpreta la cognizione come la relazione del mondo con la persona. Come è rappresentata la persona? Mica tutta la persona, eppure l'embodied cognition dice che ci deve essere la persona che interagisce col mondo, ma in questa figura e anche in altre che ho visto, questa è rappresentativa di una serie di, cosa viene identificato come rilevante? La mano, su cui c'è scritto body, quindi allora il corpo, ma proprio passa per la mano. Il cervello, il brain e la faccia. Poi ci sono anche in piccolino il cuore, lo stomaco, altre robine così, insomma, che però sono limitate, passano sotto in secondo piano. Ma le cose più importanti sono la faccia, la testa, col cervello e la mano. Ok, allora, queste sono parti che fanno la differenza. La I, l'intelligenza artificiale, cosa ha fatto finora? Se parliamo della replica del corpo. Allora, intanto rovesciamo la domanda. Proviamo a vedere che cosa non ha fatto. Ditemi una parte del corpo e vediamo se quella lì, l'intelligenza artificiale, ci ha fatto qualcosa. Ma le ascelle, penso che non ci siano. Diciamo le ascelle, in effetti è una parte del corpo particolarmente interessante per il naso, però il naso l'ha fatto. Certo. Magari nasi artificiali ne abbiamo un sacco di chirurgia estetica, ma il fatto che si possa sentire gli odori, l'intelligenza artificiale ha fatto qualcosa? Ma quello lì e sentire gli odori tu devi, è più che altro spettrometri di massa, no? Cioè tu semplicemente fai un'analisi della, cioè adesso dico spettrometria di massa, ma sono totalmente ignorante in fisica. Su analisi chimiche basate sui raggi X, su controlli chimici dell'aria, della cosa, per cui tu puoi per esempio misurare, che ne so, la composizione dell'atmosfera di Marte, di Giove, senza esserci mai stato, e quindi ma anche con grande, guardando lo spettro di emissione della luce o guardando lo spettro di emissione dei raggi X, eccetera. Particelle. E quindi sei in grado di vedere una sorta di, tra virgolette, di naso, perché il naso è un senso che dovrebbe percepire le sostanze chimiche nell'aria. Esattamente. E allora ecco che questo è un strafanto, un elemento che è stato fatto apposta per simulare, digitalizzare le particelle che potevano essere odorose nell'aria. E da questo punto di vista è stato fatto. Qualcos'altro che secondo voi non è stato fatto dall'intelligenza artificiale? Adesso dico la tutina verde. Oddio, secondo me, insomma, la tutina non c'ha niente di naturale, quindi può darsi che l'abbia fatto anche l'intelligenza artificiale. Anche se non è un qualcosa che, come dire, insomma, che è digitalizzato. La pelle, l'apparato epidermico. La pelle. E invece l'hanno fatta. Vedete qua, per esempio, un computer che viene toccata questa superficie e rappresenta su una matrice di punti quali sono non solamente le aree, ma anche quant'è il livello di pressione. E poi è stata sviluppata, per esempio, su questa applicazione, su questo robottino, una specie di pelle artificiale fatta di diversi detettori che quindi può recuperare le informazioni di pressione, temperatura, e cos'era l'altro, e anche eventualmente dolore.
E la peluria? La peluria. La peluria, in effetti, questo ha a che fare con le informazioni propriocettive, quindi si collega alla pelle, perché la peluria comunque non è che non fa nulla, la peluria serve e quindi fa parte delle informazioni che vengono passate, quindi non è un organo di per sé, ma è collegato all'organo della pelle. È l'umorismo. L'umorismo, ma questo perché non è del corpo. Non è del corpo. Il cervello in parte, appunto, parlavamo di cervello. Cervello, sì. Magari non è stato rifatto tutto, perché comunque si parla di reti neurali, ma come reti neurali è un cervello. Ma poi sono stati fatti anche degli impianti per comunicare col cervello. Warwick ieri, per esempio, insomma, ne ha descritti nelle diverse applicazioni. Sì. Avete altre idee? Siamo arrivati un po' alla frutta, nel senso che, perché poi dopo i robot, la robotica, adesso c'è Boston Dynamics che fa proprio i robot, addirittura che fanno i ballerini, le cose, quindi infatti, cioè, l'unica cosa è qua la risata, caspita, ne so, cioè, ma la risata è un atto motorio, un'azione per cui la fai fare, per esempio, per esempio a quelle macchinette che avevano i denti, le carichi a molla e poi fa ta 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 ta, sì. Insomma, non serve l'intelligenza artificiale per farla. No, farle ridere però. Per interagire, farla ridere quando è il momento. Però allora non stiamo parlando del corpo, come per esempio una replica di una mano, oppure di una gamba o di un piede, che oltre ad agire a livello motorio passa anche informazioni. Ci sono altre cose. Per cui, data la difficoltà a trovare che cosa non ha fatto, convergiamo che in effetti lo ha replicato praticamente tutto, sto corpo. Quindi, da questo punto di vista, l'intelligenza artificiale è avanti. Possiamo arrivare a questa definizione, a questo giudizio? Direi di sì. Ma andiamo, per esempio, a vedere che cosa ha fatto finora rispetto a attività mentali, a processi cognitivi. Diciamo che anche qui se la sta cavando abbastanza bene. Se vediamo alcune di queste abilità, praticamente tutto è stato rifatto anche delle abilità cognitive. Per esempio, una cosa difficoltosa fino a 20 anni fa, che era quello di riconoscere oggetti in scene complesse, adesso è stato fatto anche abbastanza, oddio, con qualche problema, dato che appunto ne abbiamo parlato anche ieri, di sicurezza e di gestione delle auto a guida non umana, però anche altre cose legate al giocare e vincere a scacchi. Qui stiamo parlando anche degli anni 90, però adesso è una situazione decisamente più evoluta. A risolvere problemi e fare previsioni è la cosa che fa meglio. Rossi ieri appunto l'aveva identificato come uno degli elementi più caratteristici dell'intelligenza artificiale, anche se in effetti è molto precisa ma poco robusta. Poi l'interpretazione e la traduzione di lingue, beh, insomma, ce l'abbiamo anche sul nostro cellulare ed è quasi istantanea, anzi praticamente istantanea. Quindi anche qui abbiamo intelligenze artificiali o machine learning che funzionano molto bene. E creare a partire da interpretare non solamente testo ma anche figure e farle diventare disegni oppure farle diventare fotografie o scene complesse, ecco che questo è un qualcosa, come dire, è ormai già incluso anche in software a basso costo. Questo è una GIF che ho trovato e in tempo reale è un GAN che praticamente, come dire, più o meno tutti chi lavora di immagini conosce, per cui interpreta una scena a sinistra che è quella semplicissima, ma dati alcuni parametri vi va a creare un'immagine che è simile fotografica che quindi insomma può essere utilizzato per creare dei dipinti, delle fotografie anche senza esserci mai stati su quel posto. Poi anche lo scoring, la valutazione di test linguistici. Questo è del test d'inglese TOEFL e c'è scritto che le sezioni di speaking e writing sono valutate attraverso una combinazione di un'intelligenza artificiale automatica e molti persone altamente addestrate. E allora diciamo che l'intelligenza artificiale
perché se ci fossero solamente i trainer, che tanto sono i trained human raters, non sarebbe già sufficiente? Beh, l'intelligenza artificiale automatica, prima di tutto, una volta che la compri, la usi per tutti i test che devi fare e ne devono correggere molti. Soprattutto, comincia già il lavoro e per le persone è molto più facile lavorare su qualcosa già impostato piuttosto che partire dal zero. E poi, ne abbiamo parlato anche prima, anche scrivere interi articoli, scrivere su blog, influenzare votazioni, parlando di alcuni bot, e insomma ne abbiamo un sacco di cose. Ma aprite di nuovo i microfoni. Manca qualche cosa? Qui vedete una rappresentazione del sistema cognitivo umano dove ho più o meno disegnato una serie confusa di frecce tra diversi processi cognitivi e che stanno dentro a questo bordo. Vediamo se riesco a usare la penna, che stanno più o meno all'interno di questo bordo, che quindi fuori c'è il mondo, qui ci siamo noi e interagiamo. Interagiamo attraverso anche un'elaborazione più o meno centrale superficiale, ma ragionandoci sopra non occorre questa lista. Ma secondo voi, rispetto alle abilità che adesso dimostrano le intelligenze artificiali e le machine learning di creare qualcosa di cognitivo, qualcuno prima ha già parlato di creatività, ma qualcos'altro vi viene in mente? Qualcosa che manca? Ci mancano, l'hanno già fatto, però ci mancano i disturbi mentali, cioè un'intelligenza artificiale che c'ha qualche depressione, queste cose così. Ci sono quelle che fanno gli incubi. Però se posso chiederti, però non è utile creare forse un'intelligenza artificiale disturbata. Certo, infatti, persone disturbate. Però al MIT l'hanno fatto, lo sai, hanno fatto Nightmare Machine, si chiama. Diciamo, potrebbe essere utile per simulare delle patologie e trovare una spiegazione, quindi anche al tipo di ricerca. Non lo so perché l'hanno fatto. Però questa è una delle applicazioni. Ma se ragioniamo non con l'egocentrismo che ci identifica per dire che cosa ci assomiglia, ma delle abilità umane, che magari qualcuna potrebbe essere utile, su quali di quelle che sarebbero utili al momento l'intelligenza artificiale manca? L'empatia. Oddio. Lì magari estendiamo al lato di emozioni, ma le emozioni già anche l'anno scorso stavamo discutendo su quanto possono essere utili o inutili nel gestire lo scopo per il quale stai facendo le cose. Adesso se parliamo di creare un testo, un romanzo, allora magari sapere cosa siano le emozioni o come possono essere interpretate certe frasi da un qualche altro lettore, in effetti non cambia molto. Eppure il primo conosce e sa cosa sono le emozioni, il secondo non ne ha nella più pallida idea, ma a livello esteriore a noi ci provoca emozioni. Quindi anche le emozioni potrebbero mancare, ma non essere così un problema se manchino, nel caso mancassero. Aspetta, la coscienza di sé è facile. La coscienza di sé? In effetti... Sapersi riconoscere allo specchio, diciamo così. Oddio, sapersi riconoscere allo specchio secondo me è la cosa più semplice. Anche se in effetti lì magari qualche bubbone algoritmico ti dice quando vedi una cosa fatta di questo tipo e la vedi molte volte, quella è molto probabile che sia tu oppure il tuo partner. Su questo insomma diciamo che è una digressione. D'altro canto però il fatto di lavorare sulla coscienza di sé, che ha a che fare con un flusso, quindi con un passato, con un presente, ma anche con un futuro, questo ha a che fare, come dire, insomma, con un compito molto molto più rognoso per l'intelligenza artificiale. Quindi certo, questo sicuramente è una grossa... Che poi lo studio un po', adesso penso, della filosofia, forse qui il mondo dovrebbe intervenire, lo studio della filosofia, cioè la definizione della coscienza di sé, un po' sfugge, un po' come se noi dobbiamo in matematica definire cos'è la continuità o che cos'è un insieme non numerabile.
Eh sì, e allora magari su quel, questo spazio un po' in alto qua, tra volontà, magari c'è, lo so, volontà ci può stare, perché la volontà passa dal progetto, si realizza tramite il problem solving e l'azione, se no la volontà non si capisce che cosa uno vuole se non me lo fa sapere, se non lo fa, come anche la motivazione, però la motivazione è regolata da alcuni valori, i valori noi li acquisiamo con una storia, quindi anche tramite l'apprendimento. E la coscienza, ci stiamo lavorando anche noi in neuroscienze e psicologia, ancora ci stiamo cercando di capire cosa è, però da un certo punto di vista ci è utile, se non altro per bloccare certe cose che abbiamo, come dire, avuto un lampo di non lo fare. Stai per farlo, ma non lo fare, non ti conviene. Ecco cosa potrebbe essere il ruolo della coscienza. Quindi l'intelligenza artificiale, in effetti, a livello almeno cognitivo, almeno dei processi cognitivi, non ha, come dire, completato tutta la mappatura delle abilità umane. Ma dove sta questa loro differenza? Allora, io ho tre ipotesi. Allora, una è, se andiamo a ripescare i tre livelli di David Marra, quello dell'hardware, del software e della funzione. A livello umano, le scienze che le studiano è uno la medicina, una la neurologia, neuroscienze, neurofisiologia, neuropsicologia, e l'altro la funzione legata alla psicologia. A livello di intelligenza artificiale, allora, l'hardware è studiato da elettronica, meccanica, e siamo lì. Il software è studiato dall'informatica. Mauro, te che ci lavori, la funzione in ambito di intelligenza artificiale, chi è che la studia? È la matematica. La matematica. Studio delle funzioni. Sì, chiaro. Ma la matematica non ti dice il perché lo fai. A cosa ti serve questo teorema? E in che situazioni ti serve questo teorema? La relazione con la pragmatica. Ecco la funzione. La funzione è in funzione di, cioè, a livello pragmatico, vabbè, adesso sto software, quando è cavolo è che lo uso? Sì, certo. Allora lì andiamo nella filosofia. Sì. Però allora torniamo a livello umano, perché la filosofia magari è ampio, non è solamente a livello umano, ma in generale, però, come dire, insomma, è un qualcosa che è un pochino sottovalutato. Se andiamo a considerare anche quando si fanno dei finanziamenti, tu metti in sopra un progetto di ricerca dove ci sono filosofi, col cavolo che la comunità europea te lo finanzia. Se ci metti dentro invece realtà virtuale, informatica, eccetera, umanoidi, cyberg, piovono soldi. Quindi questo potrebbe essere un bias. Altra ipotesi, che tra l'altro, insomma, da questo punto di vista, questa mancanza, se vi ricordate cosa aveva detto Searle rispetto alla stanza cinese, Searle in questo caso sta proprio ridendo, no, proprio, insomma, non è che si sta divertendo, proprio ridendo come un pazzo fuori dalla sua stanza, del fatto che manca un interprete, non puoi metterci un homunculus, manca qualcosa che riguardi la pragmatica. I diversi livelli della società, quando è che vengono considerati in intelligenza artificiale? Si crea un robot che magari possa funzionare in tutti i mondi possibili. Da un altro lato, la società non è solamente a livello sociologico, ma è anche a livello dell'interazione. Quindi, per esempio, se adesso consideriamo quanto ci manca l'interazione, anche in questo convegno, a me manca un sacco il pubblico, ma il Covid e il lockdown ci sta insegnando che l'interazione è una parte di noi da quale non possiamo prescindere. Ma le intelligenze artificiali possono evolversi senza un'interazione? O con gli umani, o con altri robot, o con qualsiasi altra cosa. E quindi andiamo al terzo punto. Non è che magari la differenza stia nella qualità dell'apprendimento? No, nell'apprendimento, perché le reti che apprendono ce ne sono sempre state. E allora, no, io parlo della qualità dell'apprendimento. Cioè, una rete neurale, gli metti lì un sacco di vari esempi e apprende nel giro di quanto? Insomma, mezza giornata è già anche troppo. Quanto tempo serve a sviluppare un bambino? E allora, lì mi ricollego a quanto detto dai miei colleghi artisti prima. L'elogio alla lentezza.
In questo caso non è perché è lento, ma è perché nel frattempo ti guardi intorno e assumi un sacco di informazioni che non sai quando ti serviranno, ma sai che potrebbero servirti, e al momento che non te ne accorgi le tiri fuori. Questa è una, come dire, un compito talmente dispendioso, se dovessimo realizzarlo in un'intelligenza artificiale, che non ci viene manco in mente di poter fare una roba di questo tipo. Perché? Perché non ci abbiamo tempo, perché non ci abbiamo potenza e perché costa un sacco di soldi. Fate un rapido calcolo, quanto costa sviluppare un bambino? E lì vi rendete conto quanto costa sviluppare un robottino. Quelli dell'IT, dell'IT, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, lo hanno capito, che lì potrebbe starci la differenza. In effetti con iCube stanno lavorando in questa direzione. Costa un sacco, ma forse questo, forse non è tutta la differenza, ma questo è un lato che potrebbe davvero darci delle buone soddisfazioni. E allora arriviamo alle conclusioni. Da un lato la domanda è questa: ma ci sono dei vantaggi per le intelligenze artificiali a fare come fanno gli esseri umani? Beh, la risposta non l'ha data io, l'ha data ieri Rita Cucchiara e Rossi. Sì, cioè ci sono dei vantaggi. E allora ecco che da quel punto di vista loro stessi dicono, esperti di intelligenza artificiale, di sistemi, che i migliori sistemi risultano sempre quelli integrati. Cioè dove c'è un umano che assiste un computer, un robot, un'intelligenza artificiale, e un'intelligenza artificiale, un robot, un computer che aumenta, assiste, aiuta l'uomo. È un sistema integrato. Per ora, beh, ci accontentiamo, madonna, però per ora questa è la migliore soluzione possibile. Ma perché? Perché risultano questa, come dire, questa specie di simbiosi tra umano e computer migliore di sistemi umani da soli, è facile, ma anche di intelligenze artificiali da sole? Il perché non è solamente di retorica, ma è proprio di ricerca di capire perché, cos'è che fa la differenza. E allora, chiaro che le intelligenze artificiali estendono gli umani, e gli umani completano le intelligenze artificiali. Ma allora l'ipotesi di ricerca aperta adesso è che il corpo non è differente rispetto a quello che magari può avere a disposizione un'intelligenza artificiale, però il corpo umano fa fare la differenza. Questa è un'ipotesi basata su quanto abbiamo visto prima. E da questo punto di vista cominciamo a lavorarci, perché il tempo non è sufficiente per vedere risultati in questa vita. E quindi arriviamo alle conclusioni, alla take home message. Se qualcuno vi dice che il corpo non serve, mente. E da questo punto di vista direi che se c'è ancora tempo la discussione può partire. Non solamente legata a questa presentazione, ma a discussione rispetto a questi temi e a possibili progetti di ricerca che mi auguro possano dare dei risultati migliori rispetto a altri che sono stati fatti finora. Ditemi voi. Gianmarco, il microfono. Diciamo che siamo andati un po' lunghi, quindi intanto io ti ringrazio Demis per l'intervento e sempre quel modo creativo in cui esprimi i vari concetti, che non è da poco. Per il resto non so se c'è qualcuno, intanto magari una domanda, se c'è, così almeno possiamo fare un minimo di dibattito, o se no continuiamo con il programma. C'è qualcuno che vuole intervenire? Dunque, vediamo un attimo. Ah, qui ce ne sono arrivati, oh. Naturalmente. Sono arrivati, purtroppo era quello che dicevamo. Sorridere, la capigliatura, il dolore, manca l'empatia, l'intelligenza artificiale è capace di imparare, ma è capace di insegnare. Sì, certamente. Purtroppo io adesso li pubblico, magari se vuoi rispondere velocemente a questi e poi magari passiamo avanti, ecco. Purtroppo il digitale anche questo ci dà, il delay. Ok, allora brevemente, torniamo al sorridere. Il sorridere, beh, lo può fare anche l'intelligenza artificiale, sorridere. Lo scopo per il quale si sorride, questo invece è una cosa, come dire, insomma, che potrebbe nascondere delle differenze. Il dolore?
Il dolore fa parte di una delle emozioni particolarmente utili alla sopravvivenza. Un'intelligenza artificiale, domanda, si scontra con un problema di sopravvivenza? Se sì, allora il dolore risulterebbe rilevante, se no, allora fargli sentire dolore non gli aggiunge nulla. L'intelligenza artificiale è capace di imparare, ma è anche capace di insegnare. Oddio, conosco degli esempi di umani che è meglio un'intelligenza artificiale, però da un certo punto di vista su cosa si basa l'insegnamento? Anche su una conoscenza non solamente della materia ma anche del discente. Penso che un'intelligenza artificiale possa non solamente scrivere come dei bot oppure degli articoli, ma possa anche trovare dei modi nuovi o anche interessanti per insegnare. Diciamo che l'interazione su questo mancherebbe e quindi ecco che anche una capacità buona, come dire, viene un po' debilitata da alcuni aspetti. La capigliatura? Oddio, le parrucche potrebbero servire, ma non fanno la differenza. L'empatia? E anche l'empatia? Ne abbiamo già discusso prima, ma l'empatia anche questa è collegata alla conoscenza, al sentire come tu ti senti. E allora, da questo punto di vista, noi su cosa basiamo la conoscenza? Il primo fatto, che è quello di capire te come ti senti, un po' sulla nostra esperienza, che una macchina difficilmente può sviluppare in maniera, come dire, anche ottimale, se il set di dati non è ottimale, ma è basata anche sul riconoscimento di alcune features dell'altra persona o dell'altro elemento, e su questo è veramente in gamba. Quindi, probabilmente l'empatia potrebbe anche esserle utile, o qualche rappresentazione di empatia essere utile per svolgere delle azioni, che è la stessa cosa per cui noi usiamo l'empatia, ma se no, altrimenti cosa ci serve? Essere empatici. La capigliatura, dice l'ultima, ma quello penso che si rifaccia anche al fatto della peluria, insomma, un po' si riconduce a quello che avevi già detto della peluria. Sì, infatti. Allora, io ringrazio nuovamente il professor Basso, siamo andati un po' lunghi, però non fa niente, e quindi introduco il terzo ospite, che è Boris Susan, scusa il nome, Boris, ci sei? Figurati. Io sì. Ci sono, l'unica cosa, spero che, ecco, mi vedete? Sì, adesso ti passiamo una breve presentazione, è un ingegnere elettronico, e ha lavorato nell'ambito dell'informatica, in società informatiche dal punto di vista del marketing, e ha co-sviluppato un marchio italiano di computer. Parallelamente è docente in varie università sul tema di videogiochi e dell'educazione. Diciamo che è un esperto in videogiochi ed è questo un po' anche il fattore che ci ha avvicinato, anche se da una verde frequentazione di qualche mese forse, e niente, quindi lascio a lui la parola, dicendovi soltanto il titolo del suo intervento, che sarà Video Games and Artificial Intelligence, a brief excursus. Quindi aspetta, ok, grazie, puoi andare, Boris, grazie. Ok, mi vedete, perché ho le luci un pochino strane, che adesso c'è il tramonto e sono in una zona un po' particolare, quindi non so, ecco, mi vedo come un francobollino, però non so voi come mi vediate. Poi l'immagine viene ingrandita, quindi va bene, leggermente sgranata, ma non fa niente, l'importante è sentire, penso. Ok, allora se mi sentite va bene, anche perché non è che ci sia tantissimo da vedere dove sono. Quindi intanto io vi ringrazio per avermi ospitato qua oggi, scusate che la mia salute in questi ultimi tempi non sia delle migliori, quindi non sono riuscito a fare una grande, anzi non ho proprio la presentazione, farò vedere qualche link, parlerò più che altro, interrompetemi senza problemi se c'è qualche cosa che non vi è chiaro o che magari appunto vi interessa di più. Allora, videogiochi e intelligenza artificiale. Diciamo che sono due nomi che vanno a braccetto quasi da sempre, da quando sono iniziati tutti e due proprio come discipline, anche perché con i primi calcolatori una delle prime cose che venivano fatte erano dei giochi. Lasciamo perdere quelli sviluppati successivamente, ma i primi giochi, le prime cose che si sono fatte sui computer erano il classico TRIS,
dama, scacchi e tutti, insomma, tutti i classici giochi che noi eravamo, che si giocava ben da prima che ci fossero i computer. Tutti questi software, tutte queste tipologie di giochi si sono anche evolute parecchio, tant'è che se noi ragioniamo un attimo e consideriamo solo gli scacchi, è stato nel 1997 quando la IBM con il suo supercomputer Deep Blue, praticamente Deep Blue ha battuto Garry Kasparov, che allora era appunto il più forte giocatore di scacchi al mondo, e appunto l'ha battuto. E quindi questo è stato, come si dice, quella che viene considerata una grossa vittoria nel campo dell'intelligenza artificiale, tutta una serie di claim anche piuttosto esagerati sulle potenzialità di questo campo. E quindi, come dicevo prima, videogiochi e intelligenza artificiale sono sempre stati molto, molto legati. Però a me piace andare un pochino più indietro nel tempo, perché se vogliamo, cioè il fatto che le persone hanno sempre cercato di avere un avversario che non un altro essere. Nel senso, se noi andiamo anche all'Ottocento, c'è stato un caso abbastanza clamoroso per vari motivi. Uno che si chiamava il Turco, vediamo un attimo se riesco a poi un attimo a condividere lo schermo. Il Turco che cos'era? Era una specie di automa, un attimo solo. Era un automa fondamentalmente che si diceva potesse giocare a scacchi e battere alcuni dei più grossi maestri al tempo. Ora, che lo facesse, sì, è vero, le cronache del tempo lo riportano. Era una specie di enorme mobile, cioè di un mobile piuttosto grande, che faceva vedere da un lato tutta una serie di complessi meccanismi. Peccato che però non faceva vedere una parte dell'interno del mobile nel quale stava nascosta una persona, e che era lei effettivamente che giocava, non erano automatismi, non era un meccanismo, tutta una serie di meccanismi che poteva avere un'intelligenza o quant'altro, era semplicemente una persona di bassa statura che stava dentro, vedeva le mosse dell'avversario e poi praticamente comandava l'automa che muoveva i pezzi su. La cosa interessante è che questa frode, perché alla fine non è stato inventato che una frode, è andata avanti per oltre 80 anni. Quindi questo desiderio, vediamo da qui appunto un desiderio molto antico che sia qualcos'altro, cioè animato sì, ma meccanico e quindi altro da noi, per giocare quello che viene considerato comunque il re dei giochi. Successivamente a questo, automata, diciamo che le cose sono, tornando un attimo ai giorni nostri, comunque quasi ai giorni nostri, l'intelligenza artificiale nei videogiochi si è evoluta abbastanza, ma non tantissimo. Intanto la cosa curiosa è che i primi videogiochi, i veri videogiochi che non siano trasposizioni di giochi che già esistevano, cioè appunto scacchi, dama, Tris o quant'altro, o il Go, per esempio, videogiochi che siano appunto delle cose originali da quel punto di vista lì, che non c'erano prima, si giocavano in due.
Quindi l'avversario non era una macchina, ma se pensiamo appunto a Space War, quello che è considerato il primo gioco per computer, o il Pong, necessitava di avere un altro avversario umano. I primi esempi, diciamo, di intelligenza artificiale, chiamiamola così, anche se è un po' magari un po' esagerato, arrivano dagli anni 70, cioè dall'epoca d'oro, così dall'epoca d'oro dei videogiochi da bar, degli arcade. E quindi, per esempio, che cosa si vede in Pac-Man? Fondamentalmente, da un lato c'è praticamente un maze game, cioè un gioco di labirinti, che è una di quelle cose che viene comunque studiata molto ancora nell'ambito della teoria dei giochi. E poi ci sono i quattro fantasmini, che anche a un giocatore distratto capisce che hanno un loro comportamento. C'è quello che praticamente insegue senza tregua il giocatore, c'è quello che sembra si stia facendo i fatti suoi, ma quando il giocatore si avvicina e incomincia appunto a inseguirlo, c'è quello a girare così abbastanza a caso. Quindi ci sono quattro comportamenti abbastanza distinti che potevano essere assolutamente studiati, cioè anzi si venivano assolutamente studiati dai giocatori più forti, più smaliziati, per permettere comunque di adottare tutta una serie di strategie che permettevano di arrivare fino al fatidico 256esimo livello e andare anche oltre quelli che erano appunto anche i limiti fisici della macchina, perché a un certo punto non c'era più la memoria oltre il 256esimo livello e metà dello schermo veniva riempita di caratteri sballati, proprio perché la memoria era quella che era ai tempi. Detto questo, oggi ci sono tutta anche una serie di software che vengono realizzati e utilizzando tecniche di intelligenza artificiale e di software engineering per permettere di giocare a giochi del genere. Uno degli esempi più che è diventato famoso negli ultimi anni è StarCraft, fatto in collaborazione con una società che si chiama DeepMind, la quale comunque è riuscita ad arrivare a un software che riesce a giocare a questo videogioco. Vediamo se riesco a trovarlo. Ok. Questo video in realtà mostra da un lato sì cos'è StarCraft come gioco, ma in maniera diciamo collaterale, perché in realtà si concentra di più su quelle che sono le abilità fisiche che sono necessarie a un giocatore per padroneggiare il gioco, cioè i cosiddetti APM, gli actions per minute, cioè le azioni al minuto. E significa praticamente quanti sono, guardate le mani, che cosa fanno, che cosa deve fare un giocatore di medio livello per battere per arrivare nei più alti ranghi delle competizioni mondiali che ci sono ancora adesso di questo gioco. E praticamente loro dicono che devono che in media dicono tra i 200 e i 300, le 300 azioni al minuto. Quindi fondamentalmente è stata creata un software che permette di giocare a questo gioco che vedete qua sullo schermo in alto, che è estremamente complesso. Guardate comunque quello che fanno le due mani del giocatore. Per far questo appunto
sono state usate varie tecnologie di intelligenza artificiale, però non sono riusciti ancora completamente ad arrivare a un livello tale da battere un giocatore umano molto bravo, per esempio come questi giocatori coreani. Ok. Svariate tecniche di programmazione vengono utilizzate, tra cui per esempio quella di procedural generation, perché praticamente quello che si vuole arrivare oggi a fare oggi, se già arrivati, è fondamentalmente il gioco che crea il gioco. Cioè, praticamente, allora un attimo solo. Scusate che chiudo questo. Ok. Praticamente quello che si vuole arrivare oggi, che si sta arrivando oggi, sono i giochi che creano se stessi, o meglio, per esempio, un gioco che crea ogni volta un livello da solo. Uno degli esempi più famosi è No Man's Sky. Vediamo di... in cui praticamente un gioco di esplorazione spaziale nei quali il quale genera ogni volta gli universi che vengono esplorati per via appunto per procedural generation, genera ogni volta tutti gli pianeti, gli oggetti sul pianeta, quindi l'erba, le piante, gli animali, qualsiasi cosa, ogni volta in maniera diversa. Si dice che fondamentalmente siano infiniti i mondi che sono generati da questo gioco. Il problema è che sì, questo è così per questo videogioco. Il problema di questo videogioco è che c'è poco, piuttosto che preoccuparsi di generare un numero infinito di pianeti, animali e quant'altro, i game designer si sono invece preoccupati poco di renderlo interessante. E quindi dopo che si è andato per all'ennesimo pianeta, tutto bello, tutto diverso, però non c'è una vera e propria trama, è tutto lì fondamentalmente in un gioco, in un immenso gioco di esplorazione che alla fine diventa anche piuttosto noioso. Detto questo però, per esempio, e si è appunto fatto tanto, si è parlato di No Man's Sky appunto come una pietra miliare del genere, però si è dimenticato che una cosa simile era già stata fatta anche 30 anni prima. Per esempio, questo è The Sentinel per Commodore 64, il quale fondamentalmente all'inizio chiede di mettere un codice di 4 cifre. In base a quel codice lì, lui ogni volta genera una mappa. Questo è quello che si vede all'inizio di un livello. E aspettate un attimo, ecco, questo invece è quando inizia il gioco. Fondamentalmente è un ambiente 3D rudimentale, ovviamente, perché non dimentichiamo questo gioco qui è uscito nel 1986. Era una specie di scacchi tridimensionali in cui fondamentalmente bisognava cercare di assorbire la cosiddetta sentinella, assorbendo degli oggetti, prendendo delle energie, man mano che si assorbivano, questo permetteva di andare sempre più in alto, cioè quindi di cercare di arrivare a un livello, a un'altezza superiore a quella della sentinella, in modo da poterla assorbire puntando sulla base di dove stava, cioè uno di questi quadrati. E fondamentalmente è questo, sono tutta una serie di livelli, circa 10.000, anche qui generati in maniera procedurale, quindi secondo me non è che ci sia tantissime cose nuove nel campo di queste cose qui. Cioè, i trucchi che vengono utilizzati nella intelligenza
intelligenza artificiale per i videogiochi sono in realtà molto vecchi. Come dicevo prima, come per Pac-Man, c'è la questione del pathfinding, cioè il fatto che bisogna andare da un punto A a un punto B secondo un percorso, e poi anche il cosiddetto finite state machines, che sono macchine a stati finiti, e quindi c'è un avversario, comunque un qualsiasi cosa, deve passare da uno stato A a uno stato B. Queste sono le basi, anche perché appunto l'intelligenza artificiale applicata ai videogiochi è una branca dell'intelligenza artificiale accademica, e come tale usa, diciamo, un 5 o 6, chiamiamoli così, trucchi o principi dell'intelligenza artificiale, anche perché, per esempio, cose come molto più cose più complesse come il deep learning non vengono utilizzate più di tanto, perché alla fine quello che si vuole nei videogiochi è che l'intelligenza artificiale, cioè l'intelligenza per esempio dell'avversario o degli NPC, cioè i cosiddetti giocatori non player characters, deve essere abbastanza prevedibile, cioè il giocatore non deve avere una cosa talmente complessa come intelligenza o come avversario. Infatti il game designer in realtà vuole un'intelligenza artificiale scialba, in realtà. E quindi se uno mettesse qualche cosa come, si inventasse qualcosa come una rete neurale applicata a un videogioco, questa fondamentalmente farebbe anche scoppiare la meccanica di gioco, nel senso che comunque farebbe un po', diciamo così, scusate il termine, esplodere il videogioco, quindi non ha molto senso. Per quello si cerca di scegliere versioni appunto di intelligenza artificiale o principi di intelligenza artificiale piuttosto conosciuti e anche piuttosto blandi, ecco. E oltretutto l'utilizzo di intelligenza artificiale vera e propria nel campo dei videogiochi è una cosa estremamente complessa, che richiede notevoli sforzi sia di tempo, per ovviamente per l'apprendimento, che poi anche di risorse economiche. E chiaramente gli studios non è che vogliono, per avere oltretutto, come dicevo prima, anche dei risultati piuttosto imprevedibili. E quindi queste cose non sono molto di interesse per dei grossi studios di produzione dei videogiochi, che fondamentalmente devono ritornare in maniera molto investimento, e quindi investire soldi su qualche cosa che è abbastanza imprevedibile non rientra tanto tra le loro policies. Questa invece eventualmente è una delle strade percorribili da piccoli studios che invece hanno tutto interesse a creare qualcosa di sperimentale. Per il momento, per esempio, il discorso dell'intelligenza artificiale viene utilizzata per il testing del videogioco e per data analytics, quindi per capire che cosa fa effettivamente il videogiocatore nel gioco, soprattutto con i videogiochi di oggi, quelli massive multiplayer online, che coinvolgono decine, centinaia o milioni di giocatori contemporaneamente. Ovviamente non c'è l'unico modo per analizzare il loro comportamento, è appunto utilizzare deep data analytics e tutte queste cose qui, però non sono cose, diciamo, sono collaterali al videogioco e non fanno parte dell'esperienza di videogioco vera e propria. Per esempio, un altro, sempre viene utilizzata magari per la generazione di livelli, come ho detto prima, c'è anche la Generative Adversarial Networks, che è una tecnica di programmazione che appunto sta dando dei buoni risultati proprio per la creazione appunto di livelli nei videogiochi. Quello che in realtà lo scopo, quello che è quello del game designer, è fondamentalmente capire quali siano le aspettative, che cosa vuole il giocatore, e ribaltargli magari queste aspettative, cioè playing the player as he plays the game. E quindi appunto
in qualche modo ingannare il giocatore mentre lui gioca il gioco stesso. Quindi questa è una di quelle cose che è lo scopo del game designer di oggi, ma in realtà lo è sempre un pochino stato, quindi qua si apre anche un'altra esempio del fatto che nei videogiochi dagli anni, un po' da sempre, ecco, dagli anni 70-80 in avanti, si sa che il computer bara spesso e volentieri. Ci sono dei casi abbastanza conclamati come Dune 2 del 1992, il computer si avvantaggiava di aree, il giocatore non vedeva tutta l'area di gioco, però poi si capiva che il computer sapeva anche le aree che teoricamente lui non avrebbe dovuto conoscere, invece sapeva benissimo che cosa succedeva sotto quelle aree e spesso agiva di conseguenza avvantaggiandosi appunto di questa sua consapevolezza, conoscenza nascosta della mappa di gioco. E quindi questo apre anche degli interrogativi, se vogliamo, più morali che non di tipo tecnico rispetto a quello che è un videogioco, quello che è l'intelligenza artificiale nel videogioco, quando sappiamo che questa mente. E mi viene sempre di quello che io considero una delle più grandi game designer, purtroppo da tanti anni non più tra noi, Daniel Bunten, la quale le venne chiesto una volta che cosa è la cosa migliore, che cosa fare per bilanciare la difficoltà in un gioco, no? E lei in una parola disse subito barare. E a questa risposta l'intervistatore la incazza dicendo: va bene, ma se il giocatore scopre che il computer sta barando, che cosa bisogna fare? E lei, senza battere ciglio: mentire. E quindi questa parte di comunque aveva creato alcuni dei più bei giochi degli anni 80, la trovo molto illuminante, perché ci dice sempre e fa un pochino chiude un pochino il cerchio con quello che era il famoso il turco all'inizio, ovvero il fatto che aspetta un attimo Gianmarco che non vedo, c'è il foglio di carta? Sì, no, ti volevo dire di andare in conclusione. Ho concluso fondamentalmente che secondo me appunto la questione di intelligenza artificiale dei videogiochi, quello che diceva Dan Bunten fondamentalmente era un po' quello che veniva fatto con il turco 200 anni prima, cioè un automa che alla fine poi si è saputo che tanto era un trucco e la gente in qualche modo lo capiva anche, ma gli andava bene farsi ingannare. Allo stesso modo un videogioco oggi con la sua intelligenza artificiale è quello. Sappiamo alla fine che spesso e volentieri bara, però comunque continuiamo a giocarvi lo stesso e a dedicarci notevoli risorse per farci ingannare sempre meglio. Grazie Boris per averci introdotto a questa relazione tra i videogiochi e l'intelligenza artificiale. Una nota di carattere autobiografico: nel 2016 sono andato a vedere le Olimpiadi dei videogiochi che si erano svolti a Milano e lì è stato veramente, diciamo, formante, illuminante, ma anche spettacolare. Un aspetto che esula un po' da tutto quello che stiamo dicendo è che comunque i giocatori, i professionisti, tra le altre cose, guadagnavano veramente tanto, erano giovanissimi, 20 anni, si parlava già di milioni di euro, per esempio per i coreani. Sì, non so effettivamente se il business abbia retto ancora, forse per loro ancora sì, quanto sia per gli altri, però in realtà poi si è spostato anche tutto molto su YouTube, sulle dirette dei giochi, e quindi c'è tutto un altro business collaterale di queste cose qui. Però sì, effettivamente era molto redditizio, non lo so effettivamente, spero che sia ancora così per molti ragazzi, quindi sì, assolutamente.
anche un'altra nota, ricordo che tutti portavano la propria tastiera con il tasto control staccato per giocare, perché altrimenti sarebbero tutti, magari con la velocità di battitura, appunto, se erano sulle 300 operazioni al minuto, sbagliando uscivano dal gioco e quindi avrebbero perso sicuramente la partita, perché erano su istanti, si giocava la partita su istanti. Ok, allora ringrazio ancora Boris per l'intervento, adesso andiamo avanti, in conclusione. Abbiamo il professor Agrusti, che è un professore associato presso il nostro Dipartimento in Scienze della Formazione di Roma 3, è docente di pedagogia sperimentale e docimologia, ha una formazione ingegneristica ed è un allievo di Vertecchi, un luminare nell'ambito della pedagogia sperimentale a livello nazionale e a livello internazionale. Tra le altre cose, non ultimo, è il fondatore di Eduia, insomma, insieme ad altri componenti che sono qui all'interno della stanza. Quindi io passerei velocemente per le conclusioni e l'intervento del professor Agrusti. Grazie, spero che mi si senta questa volta. Confermate, ok. Buonasera, allora, io grazie Gianmarco, in realtà lui non l'ha detto, ma lui c'è dentro tanto quanto me, tanto quanto Mauro Mezzini, io e gli albori, poi si sono aggiunte altre persone che hanno parlato prima di me, tra cui sicuramente Edmondo Grassi, Demis Basso, Alessandro Colombi, Boris e Susangi, diciamo che in realtà più andiamo avanti e più raccogliamo persone nel gruppo in questo viaggio, abbiamo ospiti fissi come Salvatore Oriana, come il professor Maragliano e devo dire che per noi è un piacere. Io ho un compito particolarmente direi ingrato, tra virgolette, perché di fatto vi devo presentare un po' un fil rouge, tutto quello che è stato detto dall'inizio alla fine di questo 2020 e addirittura forse anche nei tre anni precedenti. Bene, in realtà vi dico anche che assolutamente questa è un'operazione opinabile che io ho fatto ascoltando gli interventi dei vari relatori in queste, diciamo così, due giornate, però orientativamente non ho assolutamente la pretesa di essere esaustivo. Abbiamo avuto tanti relatori molto importanti e devo essere sincero, non potrei neanche volendo ripercorrere in un quarto d'ora, giuro non vi terrò di più, su tutto quello che è stato detto. È difficile, è praticamente molto complesso. La cosa alla quale io tengo è che di fatto in realtà tutti quanti sono intervenuti grazie a un collegamento che noi abbiamo proposto in quanto comitato scientifico organizzativo per riuscire a porsi delle domande su quello che è educazione e intelligenza artificiale senza alcuna congiunzione, che è il merito di Gianmarco Bonavolontà, che tre anni or sono, forse qualcosa di più, disse: non mettiamo alcun tipo di congiunzione tra educazione e intelligenza artificiale, perché così lasciamo aperte tutte le porte. Ebbene, quello del quale secondo me avete avuto modo in queste due giornate e anche negli eventi passati di toccare con mano, tutte queste persone sono collegate dall'intelligenza artificiale, dall'educazione a vari livelli in modi diversi e riuscire a collegarle è una sfida, talvolta forse anche un processo inutile, perché è importante invece vederle nel loro complesso. Bene, ho tracciato alcune delle connessioni che ho trovato, non sono tutte, non sono assolutamente esaustive e non parlerò, avevo pensato in prima battuta di utilizzarle e di collegarle tra di loro, vi posso fare milioni di esempi, abbiamo avuto Edmondo Grassi che oltre a essere uno dei muscoli del quale pulsante di Eduia, che non solo ci ha aiutato nell'organizzazione scientifica ma addirittura anche in quella pratica, soprattutto di quest'anno, dell'anno passato, che non smette
smetterò mai di ringraziare. Ebbene, devo dire che in realtà, per esempio, il suo discorso, mentre parlava, io non ho potuto fare a meno di trovare collegamenti con quello che ha detto il professor Zini, sui confini, i confini dell'essere umano, i confini del soggetto e l'estensione che questo soggetto ha tramite delle estensioni fisiche, ma anche mentali, quali per esempio quelle che si è installato il professor Kevin Warwick, il professor Cyborg, e per comunicare, aprire le porte, le stesse che adesso la BioAx vi propone, che lo stesso Edmondo Grassi ha citato nel suo intervento. E questo però richiede una riflessione tecnica e filosofica, e per la parte tecnica, e io direi a questo punto anche proprio di alto livello ingegneristico, abbiamo avuto appunto un team di ingegneri come professori e naturalmente accademici come la professoressa Cucchiara, la professoressa Rossi, il professor Mezzini, che ci hanno proposto delle soluzioni non solo pratiche, ma che hanno portato a tante domande dal punto di vista etico. Ebbene, dal punto di vista etico, ritorniamo di nuovo a Sini, che ci ha fatto porre delle domande importanti, ma anche a Edmondo Grassi, al professor Maragliano e alla sessione in realtà che abbiamo avuto questa mattina, perché l'etica dell'intelligenza artificiale necessariamente si scontra con la parte educativa dell'essere umano, e quindi in realtà con l'apprendimento, la formazione, le piattaforme che ritornano un'altra volta ad essere appannaggio dei tecnici, ma non solo, delle quali per esempio ci ha parlato stamattina Gino Roncaglia o la professoressa San Cassiani, o ancora delle quali ha parlato nelle loro connessioni anche Alessandro Efrem Colombi con la scuola e l'importanza della scuola, del tessuto sociale. Bene, tessuto sociale, non posso fare a meno di parlare di Salvatore Oriana e di Daniele, che hanno portato questo respiro dell'arte e della società unito all'educazione dell'intelligenza artificiale all'interno del nostro discorso, della nostra, e ormai da anni che lo fanno, e devo essere sincero, io sono particolarmente contento della loro collaborazione. E devo dire che ho trovato maledettamente interessante le connessioni del loro intervento con quello che ci ha presentato Maragliano e il professor Zini, perché ritorniamo di nuovo al discorso dell'educazione, dell'apprendimento, della formazione e della pervasività dell'educazione dell'intelligenza artificiale, la pervasività di queste soluzioni tecnologiche, tecniche, chiamatele come volete, che entrano all'interno della nostra società in tutti i modi, anche nel modo artistico, e quindi ritorniamo alle riflessioni etiche di Edmondo Grassi o del professor Zini, e soprattutto anche in rapporto a metterci in discussione noi stessi. E quindi non posso che fare a meno di citare Demis Basso con il suo intervento stupendo, del quale non avevo dubbi, che ovviamente abbiamo appena visto, per quanto riguarda il confrontarsi con questa strumentazione, il collegarsi con queste tecnologie, con queste idee, è uno specchio dell'essere umano. E a che livello, quali sono le nostre differenze, che cosa vuol dire i sistemi integrati? E lui stesso, Edemis Basso, il professor Basso, ci ha collegato a quello che parlavano della Cucchiara e la Francesca Rossi all'inizio, cioè la potenza dei sistemi integrati. Bene, in realtà io credo che queste sono solo alcune delle connessioni che si potevano trovare, e devo essere sincero, io sono uno sperimentalista, sono un ingegnere informatico, l'ha detto prima Gianmarco, e la cosa che mi è venuta in mente di fare è stata quella di provare a contare le parole per vedere che cosa avevano scritto nei loro abstract, nei loro titoli,
i nostri relatori di quest'anno e buttarle dentro una macchina che senza alcuna intelligenza artificiale in realtà le ha semplicemente contate e tramite un algoritmo piuttosto semplice, che quindi ripeto non mi sentirei di chiamare intelligenza artificiale, le ha graficate in questo modo che vedete qui adesso, dove regna sovrana naturalmente l'intelligenza artificiale, è il tema di questo convegno, insieme a educazione, che in realtà se andate a vedere si è declinata in tutta un'altra serie di termini, per esempio didattica, learning, società, mondo, creare, eccetera. E la cosa che mi ha colpito particolarmente è che, ripeto, questa è una nuvola di parole che ho fatto molto rapidamente, molti termini sono stati collegati tra di loro in modi inaspettati negli abstract dei nostri relatori, ma quello che quindi io adesso mi chiedo è: qual è il rapporto tra intelligenza, che metto tra parentesi, quindi tra l'artificiale, tra il costruito e il generato? Ricordatevi quello che diceva Sini, il professor Sini diceva: tutto ciò che è generato ha una morte, ed è questa la bellezza delle cose generate. Quindi tutto questo artificiale con l'educazione. E, bene, in realtà la domanda che subito mi sono posto ascoltando i nostri relatori è: sono due cose diverse? Quello che noi costruiamo è qualcosa di diverso dall'educazione e dobbiamo essere educati a quello che noi costruiamo? Quello che costruiamo ci educa e soprattutto quanto ci rispecchia? Abbiamo parlato di etica, abbiamo parlato dei problemi che noi riscontriamo nella appunto creazione di questi sistemi, che poi sono essi stessi il nostro specchio, e quindi sono razzisti come noi, tralasciano le cose come noi come esseri umani. Credo siano due cose diverse, siamo sicuri? Che cosa vuol dire? L'educazione è un processo che di adattamento alla vita, no? Questo non lo dico io, lo diceva Verstecchi, lo diceva Dewey, noi ci adattiamo alla vita, ma noi stiamo creando in qualche modo la vita con questi sistemi artificiali. Parlava Edmondo Grassi, ne hanno parlato Salvatore Oriana, e in realtà qual è l'idea di questi nuovi soggetti? E dove finiscono questi soggetti? I confini di Sini e nello specchio che egli stesso ci ha presentato, e quanto queste entità, questi soggetti, implicano modifiche nella nostra vita. Bene, io credo che sicuramente non è una contrapposizione quella che dobbiamo andare a cercare, almeno questo è quello che io ho capito da tutti i nostri relatori, ma è appunto, ritorno ai sistemi integrati della Cucchiara e della Rossi citati da professor Basso, è una, forse in intelligenza, in gergo si dice intelligenza aumentata, cioè l'idea che non è più solamente artificiale ma aumenta l'essere umano, quindi ripensare un'altra volta a Kevin Warwick, che ci porta a una versione 2.0 dell'essere umano, nella quale appunto cerchiamo disperatamente di migliorarci, di evolverci, ma ci evolviamo solamente con l'impianto cyborg e il chip, oppure già ci siamo evoluti grazie a dispositivi tecnologici che ci permettono di ricordare molti più numeri di quanti non ne ricordassimo prima, e di fare operazioni molto più velocemente, di comunicare in modo istantaneo grazie alla geolocalizzazione con le persone che ci sono intorno e che non conosciamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che io quindi mi chiedo è: siamo la versione migliore di noi stessi? Ne siamo diventati dipendenti? Siamo diventati un tutt'uno? Quale deve essere la riflessione educativa, pedagogica, filosofica, ingegneristica che ci porta appunto a una soluzione a questa domanda? Bene, io l'ho accennato veramente quasi tutti i nostri relatori in un modo o nell'altro, chi in modo più diretto, chi in modo meno diretto. Ci troviamo in quella che in realtà di solito si chiama il transumanesimo. Sì, faccio outing, io credo di essere un transumanista convinto, credo che la tecnologia non tanto possa permetterci di sconfiggere la morte sic et simpliciter, ma quantomeno ci sta portando a un nuovo livello di coscienza, e il nostro, diciamo così, la nostra sfida in quanto pedagogisti, mi metto in prima linea, ma ingegneri, eccetera, in realtà è proprio l'idea
che noi non dobbiamo più parlare del transumanesimo e quindi del postumano, dell'uomo che sarà, ma anche di una transeducazione, cioè dell'educazione che debba in qualche modo valicare il concetto stesso di educazione all'oggetto, ma deve essere un'educazione completa. Bene, a questo punto quello che posso dire è che vedo decadere completamente l'artificiale, vedo completamente appunto decadere i confini del soggetto, come ci diceva il professor Zini. Io credo che sia anche quindi sbagliato porre dei limiti alla nostra espansione evoluzionistica in quanto esseri umani, e quindi parlare di transeducazione, di educazione completa, e a questo punto, perdonatemi, ma io credo che quindi diventi un problema educativo, e in realtà semplicemente stiamo ritornando a quello che è la nostra idea di educazione. Ripeto, adattamento alla vita, noi stiamo forgiando la nostra vita in quanto esseri umani sul pianeta, e non parlo solo dei cambiamenti climatici, ma parlo dei mezzi di trasporto, del modo nel quale viviamo sociale. Bene, in realtà ritorna sempre quindi il problema cruciale che dobbiamo educarci, essere educati ed educare a questa vita che ci stiamo costruendo. Devo essere sincero, sono molto contento di citare queste parole del Papa Francesco, perché faccio di nuovo outing, sono ateo, e devo essere sincero, non avrei mai pensato, nella mia poca umiltà, di dire no, non l'avrei mai citato, eccetera, mentre invece bisogna sempre cosparsi il calvo di cenere, perché invece ho trovato nel suo discorso, tra l'altro molto recente, del 28 febbraio di quest'anno, secondo me la chiave di questo nostro incontro. Il Papa scrive e dice: non basta la semplice educazione all'uso corretto delle nuove tecnologie, c'è bisogno di un'educazione, di un'azione educativa, scusate, più ampia, e di fatto, perdonatemi se con una punta di soddisfazione, dà forte responsabilità a tutti noi che ci interessiamo di questi argomenti, perché dobbiamo essere noi stessi nel nostro lavoro di ricerca, nel nostro lavoro di tutti i giorni, di didattica, di presenza multimediale, mediale, eccetera, creare, come dice il Papa, corpi sociali intermedi che assicurino una rappresentanza alla sensibilità etica degli utilizzatori e degli educatori. Quindi in realtà, secondo me, diventa centrale di nuovo il nostro ruolo all'interno di questo processo, e come educatori, come ingegneri, come filosofi, come etici, come devo dire, io mi sento molto questa responsabilità verso il futuro, verso quello che sarà. E concludo queste mie brevissime riflessioni con quello che noi come gruppo Eduia abbiamo pensato di apportare adesso per cambiare qualcosa, a parte i convegni che state seguendo, il sito che, come diceva lo stesso Gianmarco Bonavolontà poco fa, ora di pranzo, diventerà più non solamente un sito, ma una comunità di interscambio, un punto di riferimento. Ebbene, noi in realtà abbiamo dato vita a una collana editoriale della quale io sono onorato di essere il responsabile, una collana dipartimentale che sarà pubblicata in open access dalla nostra casa editrice di Ateneo, Roma 3 Press, che questa volta per esigenze editoriali abbiamo declinato in educazione e intelligenza artificiale, ritenendo che la E fosse la congiunzione meno, diciamo così, vincolante per i testi che troverete pubblicati al suo interno, nel quale speriamo entro l'anno di pubblicare il primo volume con alcune delle riflessioni dei relatori che hanno frequentato, insomma, che hanno partecipato, scusate, ai nostri primi due eventi degli anni passati.
E in questa collana noi speriamo di riuscire a portare non solo dal punto di vista accademico, ma anche dal punto di vista sociale, etico, filosofico, un aiuto a questa riflessione critica sull'educazione e l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie. Un'altra idea che, ripeto, ho rubato di nuovo Gianmarco Buonavolontà, che spero insomma non me ne voglia, è quella, in realtà io ve la presento, ripeto, la paternità è la sua, di presentare in un angolo del nostro sito, della nostra nuova casa online, i testi che noi e i nostri relatori, amici, colleghi, hanno presentato in questi giorni, negli anni passati, o che comunque riteniamo possano essere interessanti, e quindi è per creare una sorta di bibliografia, ma io direi quasi libreria, nella quale fare riferimento per trovare testi interessanti appunto che riguardino questo argomento. È evidente che poi sarete tutti quanti liberi di poter commentare sotto ogni testo le implicazioni di quel dato testo e la valenza di quel testo secondo voi per la discussione, la critica e lo scambio che sta nascendo. Quindi io veramente vi avevo promesso un intervento breve e insomma spero di esserne stato, di aver onorato la mia promessa. Volevo salutarvi ringraziando tutti i relatori, ringraziando tutti coloro che da ormai 3 anni a questa parte hanno reso possibile Eduia, anche coloro che ci hanno aiutato in passato e che adesso non fanno parte più del gruppo perché hanno preso strade diverse, e anche coloro che si sono affacciati per la prima volta quest'anno a questa nostra realtà. Io volevo ringraziare di cuore veramente tutti, e lo faccio, lo so, da parte anche del comitato scientifico e organizzativo di Eduia al suo completo, per permettetemi di lasciarvi con questo ossimoro, per aver diciamo così reso possibile questa reale utopia che, vi ripeto, non vuole diventare una distopia, quindi lasciamo a Black Mirror e a tutte le serie distopiche nella narrativa e nella fiction fini catastrofiche legate all'intelligenza artificiale. Noi crediamo che adesso sia il momento per prenderci le nostre responsabilità e appunto intervenire in questo dibattito finché siamo in tempo, per creare qualcosa di meglio, di nuovo, di innovativo, di sociale, di utopico. Io vi ringrazio e non credo insomma che ci siano domande. Gianmarco, ti passo a te la parola. Microfono. Sì, intanto io ringrazio il professor Agrusti per questa sintesi con un approccio reticolare che potrebbe darci stimoli per la ricerca di chiavi di interpretazioni che aprano e non chiudano in qualche modo le varie riflessioni che ci sono state in questi 2 giorni di Eduia 2020, e rinnovo l'invito, come già fatto appunto da Francesco, ad abitare questo spazio che non è soltanto un convegno, ma anche appunto un sito, e perché no, non sappiamo quale modifica e trasformazione ci possa essere nei mesi e negli anni successivi. Quindi chiudiamo quest'anno in questo modo e rinnoviamo l'invito sicuramente, anzi speriamo, all'anno prossimo. E grazie a tutti. Grazie, io pure mi associo.